Più attenzione verso il sociale, la risposta etica della finanza alla crisi economica. L'industria europea dei fondi socialmente responsabili ha resistito infatti alla recessione, aumentando anzi del 23% nel 2008 e del 27% nei primi 6 mesi di quest'anno. L'Italia è rimasta però indietro rispetto agli altri stati europei e i suoi punti di debolezza riguardano l'ambiente e la governance. Sono questi i risultati per il 2009 dell'analisi che Vigeo, agenzia di rating sociale, conduce annualmente sui fondi etici. Affariitaliani.it ne parla con Davide Dalmaso, direttore del Dipartimento Investimenti Responsabili di Vigeo, al Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa all'Università Bocconi a Milano, dove la ricerca è stata presentata. Qui ad Al Dire al Fare presentiamo i risultati dell'ultima ricerca, che comprende il periodo che va da giugno 2008 a giugno 2009 e che dà dei risultati molto interessanti, perché nonostante sia il periodo in cui abbiamo sofferto della pesante crisi che ha colpito tutti i mercati finanziari, il settore dei fondi di investimento socialmente responsabili cresce sia in numero di fondi, o sono oltre 600 ormai in Europa i fondi caratterizzati da questo tipo di politiche, e cresce anche in termini di raccolta, quindi ci sono sempre di più le masse di risparmio che vengono gestite secondo questi criteri. Naturalmente è un quadro a luce d'ombre, ci sono paesi che crescono di più, paesi che crescono di meno, in particolare la Francia negli ultimi anni ha avuto una crescita molto significativa ed è diventata il principale mercato europeo per questo tipo di gestioni. La Gran Bretagna, che era storicamente il leader, mantiene una posizione di grande primato, di grande valore. Crescono anche paesi come il Belgio e la Svizzera. Una nota negativa è proprio rappresentata dall'Italia, purtroppo, che è in controtendenza e purtroppo calano le masse di risparmio gestite secondo criteri di responsabilità sociale nel nostro paese. Questo è dovuto a una pluralità di cause, in parte legate alla situazione strutturale del mercato del risparmio gestito in Italia, in parte sono legate anche alla debolezza della domanda, cioè non ci sono così tanti risparmiatori privati nel nostro paese che sono attenti a questi aspetti e che scelgono questo tipo di prodotti per investire i propri risparmi. Oltre agli investimenti finanziari, Vigeo misura anche la responsabilità sociale delle imprese, valutando la qualità delle politiche e i risultati delle aziende quotate. Federico Pezzolato è Product Manager di Vigeo. Quanto sono socialmente responsabili le imprese italiane? Le imprese italiane presentano un quadro piuttosto variegato e per quanto riguarda i 6 domain, le 6 aree di indagine di Vigeo, che sono ambiente, risorse umane, corporate governance, eccetera, c'è un quadro appunto piuttosto disomogeneo e variegato. Abbiamo quindi un punto di forza che è tradizionalmente affermato per quanto riguarda l'Italia nelle relazioni industriali, quindi nella gestione delle risorse umane. Questo si spiega insomma per ragioni appunto di tradizione storica, della presenza dei sindacati, l'alto livello di coinvolgimento dei sindacati stessi nel dialogo per la gestione delle imprese, eccetera. Al contrario, registriamo la performance peggiore se comparato alle performance almeno di Francia, Gran Bretagna e Germania in termini di corporate governance. L'Italia è sicuramente l'ultimo paese sotto questo punto di vista. Si tratta probabilmente di mancanze sostanziali, perché se andiamo a vedere il livello di disclosure, di trasparenza delle informazioni che vengono fornite al mercato, in realtà l'Italia è perfettamente allineata alla media europea, quindi a parità di informazioni abbiamo effettivamente dei risultati sia in termini di politiche che sistemi di gestione che risultati effettivi inferiori rispetto alla media europea. Ci sono problemi principalmente nella composizione degli organi di amministrazione, quindi magari partecipazioni incrociate, problemi di indipendenza dei membri dei vari board, scarsa trasparenza sulle remunerazioni, diritti degli azionisti che non sempre vengono rispettati, nel senso che magari ci sono delle soglie di partecipazione troppo elevate per poter presentare delle liste, eccetera. La ricerca di Vigeo è stata presentata durante un workshop organizzato da Terna, principale proprietario della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica. Fulvio Rossi, responsabile CSR di Terna. Abbiamo pensato che in un salone frequentato da persone che hanno a cuore la responsabilità sociale fosse opportuno soffermarsi sull'aspetto degli investimenti. I consumatori da una parte e gli investitori da un'altra sono le forze di mercato che possono aiutare ad affermarsi un approccio responsabile delle imprese. E in Italia di questo si parla poco, soprattutto dalla parte investimenti, abbiamo ritenuto opportuno fare un focus su questo.